In realtà continueremo da dove avevamo lasciato. E poi, prima di iniziare, vogliamo sempre dare tutta la gloria, il potere e l'adorazione a questa parte, eh? Padre nostro, Kalalal, Yahawa Basham, Yahawa Shai Basham, Kakdash. Doppio onore agli anziani apostoli della Great Mission GMS per averci insegnato questa verità. E Shalom, che significa pace agli eletti della casa di Israele che sono dispersi in tutti i punti della terra. Abbiamo cambiato posto perché Esau Edom, i seguaci di Satana stanno facendo festa, questo è il loro regno, è il loro mondo, fanno festa, si godono ancora per poco questi momenti, questi tempi che sono ancora loro concessi, perché come dice anche nel libro di Daniele, Yahawah Bashem, Yahawah Shai ha dato un tempo ai malvagi e non sarà prolungato questo tempo qua. E quindi continuiamo da un altro posto, perché il nostro lavoro è sempre questo qui, è sempre quello là di edificare prima di tutto di noi stessi, di tenere alto lo spirito in questi ultimi tempi, perché sono gli ultimi tempi che per noi, per il vero popolo di Israele, così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America, sono i tempi dell'angoscia di Giacobbe, che è scritta in Geremia capitolo 30 versetto 7. La prendiamo, ce l'ho già in mano. Questo è Geremia capitolo 30 versetto 7, dice: ahimè, perché quel giorno è grande, non ce ne fu mai un altro di simile, è un tempo di angoscia per Giacobbe, ma tuttavia egli ne sarà salvato. Questo, arrivano tempi duri, tempi come non se ne sono mai visti sulla terra. Beh. Infatti, dove eravamo prima, l'ultimo versetto che il fratello ha tirato fuori era quello che diceva che in quegli ultimi giorni la gente faceva festa come ai tempi di Noè, ok? Ma Noè era qui, era lì, che gli diceva che guardate che sta arrivando una cosa, come sta dicendo adesso in questo libro, che ahimè quel giorno è grande come mai fu sulla terra. Ed è questo che stiamo facendo, questo è il atto di amore più grande che uno può fare, avvisare al prossimo del pericolo che c'è davanti, ok? E questo è quello che fa la differenza tra i veri seguitori del Padre, ok, che hanno la verità, e coloro che stanno governando in menzogne, perché anche loro danno una sorta di speranza, ok, ma non vi dicono che davanti c'è pericolo. Oh, perché non conoscono la verità, perché non sono liberi dallo spirito di questo mondo, non hanno lo Spirito Santo, non hanno l'Ruach HaKodesh, che è lo spirito di vita eterna. Infatti senza l'Ruach HaKodesh non si ha l'intendimento e la conoscenza di questi tempi che stanno arrivando, non si ha proprio l'intendimento delle parole che sono state scritte. Do un precetto veloce. Questo è il libro di Isaia capitolo 8 versetto 20. Alla legge, alla testimonianza, se il popolo non parla così, non vi sarà più per nessuno allora, anzi no. Sì, prendiamo un'altra. Ma no, nella lingua italiana questo versetto qua non lo riuscirai a trovare come c'è nella King James Version. Okay. Comunque quello che vuole dire Isaia capitolo 8 versetto 20 è che se nessuno vi parla attraverso la legge, attraverso lo scritto che c'è in questo libro, significa che in lui non c'è verità. Perciò se loro non vi stanno dicendo che guardate la soluzione alla pandemia, la soluzione a questo resta in trovare la verità, ok? Che noi abbiamo detto menzogne tutta la nostra vita, la Chiesa è falsa e bla bla, se non vi dicono queste cose non c'è verità in loro. Chi non vi insegna da questo libro non c'è verità. Questo è un altro indizio molto grande. Vai avanti. Che come abbiamo preso prima il versetto nel primo Tessalonicesi capitolo 5, cioè loro predicano continuamente pace e amore, pace e sicurezza, quando questa pace e questa sicurezza non c'è, non ce n'è, perché vediamo i tempi nel quale siamo, non c'è nessuna stabilità, non c'è nessuna sicurezza e non c'è soprattutto nessuna pace, soprattutto spirituale non c'è nessuna pace. E quindi stiamo entrando nei tempi
della angoscia di Israele, della distretta, dei tempi duri che precedono la promessa della vita eterna, la promessa del regno eterno che Yahweh Bashem, Yahweh Shai ha fatto al suo popolo, a Israele. Per appoggiarti, quindi dice ahimè, perché quel giorno è grande e non ce ne fu mai un altro dissimile. È un tempo di angoscia per Giacobbe. Nessuno viene, in nessuna religione vi dicono che arriverà questo tempo di angoscia per Giacobbe. Can. Anzi, quello che vogliono è tenervi distratti. Can. E tenervi occupati a pensare ad altro, mentre loro si muovono diversamente. Infatti, mentre in questo mese qua, nel mese di ottobre, loro hanno messo la legge per l'obbligo del pass per lavorare, in questo mese di ottobre la banca europea sta digitalizzando l'euro, sta facendo un altro passo verso il microchip, il marchio della bestia, perché sta tutto là la certificazione per un'eventuale puntura in più, il portafoglio che oggi noi abbiamo in carta, cash in carta. Oggi da ottobre la banca centrale europea digitalizzerà l'euro, inizieranno a mettere l'euro digitale. Siamo qua, sono i tempi. Ho fatto anche una lezione ieri, che questa digitalizzazione hanno già iniziato in Africa, come vi sto parlando adesso. Ghana sta già provando saldo elettronico. E non pensiamo che ci vorrà molto affinché questa sia resa ufficiale. No, ma è già lì, ma è solo che è stato messo a parte, perché per farlo funzionare bene hanno bisogno di darvi le punture, perché funzionano assieme. Sì. Perché quello là porta i graffiti e tutti i meccanismi che farà collegare e lavorare alla perfezione. E quindi mentre ci tengono impegnati con le cagate, con le notizie che ci occupano la mente, intanto loro si muovono e portano avanti i loro disegni, le loro macchinazioni sataniche. E infatti queste notizie vanno filtrate attraverso lo spirito, perché se lo spirito del Padre non dimora in voi, qualunque notizia vedete, la vedete dall'uomo carnale, dal punto di vista carnale. Dal punto di vista carnale, non vedete dietro, ok? Ma noi non siamo ignoranti della macchinazione di Satana, giusto, che è il libro di Corinzi, che non siamo ignoranti delle sue macchinazioni, ha i suoi modi di lavorare, ma non siamo ignoranti delle sue macchinazioni. Perciò da ogni cosa che ci viene dato, noi filtriamo attraverso lo spirito. Anzi, volevo leggerti un precetto, e era quello che avevi tirato fuori prima. Che stavamo dicendo, che se non vi dicono, forse è quello che dirà il fratello, così tiriamo fuori anche un suo precetto. Questo è il libro di Giovanni, capitolo 3, versetto 34, ok? Perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo spirito con misura, ok? Anzi, questa versione qua non mi convince. Poiché colui che Yahweh Hashem Yahushai ha mandato proferisce le parole di Yahweh Hashem Yahushai. Se loro non vi dicono le parole che sono qui, questo è un gran indizio per farvi capire che vi stanno prendendo in giro, vi stanno raccontando menzogne, ok? Ed è questa una macchinazione che usano. E ciò, svegliatevi, ok? C'è chi parla dalla propria carne, dalla propria opinione. Quindi è questo quello che noi facciamo. Noi non veniamo qua a portare la nostra opinione personale. La nostra opinione personale non vale niente. Quello che vale è la parola di Yahweh Hashem, Yahweh Shah. E ci atteniamo a questo, non andiamo fuori da questo, non aggiungiamo nulla a questo per non essere trovati, come ci dice la scrittura, per non essere trovati bugiardi. Non aggiungete nulla alle mie parole, dice Yahweh Bashim, Yahweh Shah. Quindi conosciamo che attraverso lo spirito, questi qua sono i tempi che stiamo entrando, nei tempi
dell'angoscia del popolo di Israele, e quindi vogliamo tenere alto lo spirito, perché l'unico modo per tenere duro in questi tempi è avere lo spirito forte, è avere la Ruach HaKodesh che ci guida e ci illumina e ci dà l'intendimento della scrittura, affinché noi possiamo trovare consolazione nella scrittura, come abbiamo tirato fuori nel video dove eravamo prima, perché la scrittura è il nostro consolatore, è lo Spirito Santo, è lo spirito che ci fa intendere la scrittura, affinché noi nei tempi che vengono sappiamo come muoverci, perché ci è stato mostrato dal Padre Onnipotente attraverso i suoi servi profeti, attraverso suo figlio, come muoverci e come prepararci a questi tempi qua. Yahweh Shai ci ha avvisato di tutto questo, e quindi Salakia, quindi non dobbiamo temere nulla di ciò che sta arrivando, non dobbiamo temere quello che l'uomo bianco, i diavoli di questa terra stanno preparando a discapito del popolo di Israele. Non dobbiamo preoccuparci di nulla, perché come ci dice l'ultima frase, che è quella che ci consola, ecco, vedete, ci consola la scrittura, dice: è un tempo di angoscia per Giacobbe, ma tuttavia egli ne sarà salvato. Quindi non preoccupiamoci di ciò che accadrà, di ciò che dovremo passare. Se vuoi ampliarlo, prendi anche Daniele 12. No, adesso lo prendo. Non preoccupiamoci, perché tuttavia ne saremo salvati, con le ossa rotte, senza braccio, senza gamba, senza occhio, come dice Yahweh Shai, senso che dovremo rinunciare a tante cose, ma l'importante è entrare nel regno dei cieli. Mi puoi prendere quella parte dove Yahweh Shai dice: se dovete entrare, tagliate il braccio. Prendo Daniele io. Questo è Daniele, capitolo 12, versetto 1, dice: in quel tempo sorgerà Michele, Micahala, è un arcangelo del Padre Onnipotente, il grande capo e il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato. Vedete, il tuo popolo sarà salvato. Quindi la salvezza che predicano le chiese, le religioni, la salvezza è per tutti, non è falso, è un falso. Perché la salvezza è solo per il popolo di Israele. Tutte le altre nazioni finiranno per essere bruciate dal fuoco e dal nucleare. Bene, stiamo bene anche d'inverno. Questo è il libro, è il versetto che volevi prima. Vai. Ok. Questo è il libro di Matteo, capitolo 5, versetto 29. Ora, se l'occhio tuo destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché va meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato l'intero tuo corpo nella gena. Can, okay. Questo, signore, questa è una metafora parlando di cosa dobbiamo rinunciare. Can. Per arrivare alla promessa. Per entrare nella promessa dobbiamo rinunciare, dobbiamo fare un sacrificio per entrare nella promessa, perché così come il peccato è la cosa che ci allontana dal Signore, il sacrificio è la cosa che ci avvicina al Signore. Quindi mediante sacrificio, nostro sacrificio vivo, come ci dice la lettera ai Romani, sacrificio vivo, noi lavoriamo affinché possiamo avere speranza per entrare nel regno che Yahweh Bashem, Yahweh Shai ha promesso al suo popolo. A nessun altro. Solo Israele. Solo Israele. Vabbè, allora. Questo è il libro di Giovanni, primo Giovanni, capitolo 2, versetto 15. Va bene. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, ma è dal mondo. Questo si allega al precetto che abbiamo letto prima: se un tuo occhio ti fa entrare nel peccato, cavalo via. Siete pronti a rinunciare a questo mondo, siete pronti a rinunciare a questa vita. Non c'è niente in questa vita per il cui vale la pena rimanere qui. Non c'è niente in questo mondo per il cui vale la pena farsi iniettare, farsi una puntura che non sappiamo di che cosa si tratta. O affidarsi ai diavoli, agli ingannatori di questo mondo. Per cosa? Per cosa fate questo? Per cosa? Visto che questa qua è una vita mortale, c'ha un inizio e una fine questa vita qua.
Mentre qua, ecco, come dice il Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai, chi crede in mio figlio avrà la vita eterna. Chi è che crede oggi alla vita eterna? Chi crede nella vita eterna? Ditemi, chi crede nel Gesù Cristo bianco e crede nella vita eterna? Nessuno. Credono in questa vita qua, in quello che i loro occhi vedono, perché sono carnali, perché sono morti, sono zombie che camminano. Mentre chi ha la verità, chi è chi ha Yahweh Shai, chi ha ricevuto Yahweh Shai, il suo obiettivo, il suo occhio, il suo sacrificio, noi rinunciamo e viviamo nella speranza della vita eterna. Infatti molti saranno ingannati proprio per questo qui, perché non vogliono rinunciare alla propria casa, a tutti i soldi che hanno messo via tutti gli anni, ok? Non vogliono rinunciare al lavoro. E cosa ha detto Yahweh Shai all'uomo ricco? Lo ha detto di andare a vendere tutto il suo possesso e darlo ai poveri, ok? Lo ha detto perché se tu, il tuo cuore, se hai tante sostanze, il tuo cuore sicuramente saranno allegati a queste sostanze là. Ok, perciò tanti cadranno in questo inganno, tanti perderanno la salvezza a causa delle proprietà che hanno, a causa delle cose di cui non vogliono rinunciare. È un po' come, la parabola del seme. Possiamo anche tirare fuori un po' della parabola del seme e dare un piccolo breakdown a questa parabola. Perché tutto quello che vedete in questo mondo, la carriera, i soldi, i possessi, sono cose legate per gratificare la carne, okay? non gratificano lo spirito, okay? Invece il padre si serve in spirito, okay? Per gratificare il padre bisogna essere in spirito, okay? Un uomo carnale non può fare nulla che accontenterà il padre. Ecco perché queste cose che vediamo, le macchine belle, le case, carriera qui, carriera là, quanti soldi che hai nel conto. Guarda, se vuoi metterli via, se non li vuoi perdere, guarda, è scritto che li perderai già. È detto che tutte queste cose che hai detto tu sono cose che ti portano via il seme. Ti portano via il seme che è la parola di verità. Infatti leggiamo quella parabola là. Adesso leggiamo questa parabola, si trova in Matteo capitolo 13 e dice: in quel giorno Yahweh Shai, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui, così che egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo. Non andremo a spiegare, perché dopo la parabola, lui stesso ha spiegato la parabola, poi dopo commenteremo. Ma levatosi il sole fu bruciata e non avendo radici inaridì. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60 e il 30 per uno. Chi ha orecchi per udire oda. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parlerò loro in parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Qui vediamo come Yahweh Shai sta separando: a voi è dato, a loro non è dato. Infatti la parola universo è unire, ok? Ed è quello che stanno cercando di fare, di unire tutti, ok? Si parla di soldi universale, di uno studio universale, di un Dio universale, ok? Stanno cercando di mettere tutto unico, ok? Il padre, colui che ha creato tutto, è stato il primo a separare, sì. Ok? Ha creato diverse nazioni, ok? Ha creato un popolo per sé che dovrebbe portare avanti certe cose, ok? Il padre è il primo a separare. Ed è la stessa cosa che hanno fatto in Genesi, durante il tempo di Nimrod, ok? Ha unito tutti, avevano una sola lingua,
andavano tutti nella stessa direzione. E cosa hanno fatto? Hanno cercato di mettere a piede una cosa che non è. Hanno cercato di mettere a piede un Dio loro. Sì. Okay? E conquistare il Dio che ha creato tutto. Sì, questa è l'ipocrisia del mondo, dell'uomo. Infatti è la stessa cosa che sta succedendo. Quando li vedete parlare dicono abbiamo fatto questo, siamo stati sulla luna, siamo stati qui e lì e là, là, là. Tutte le menzogne, ok? Solo per mettersi al primo posto, al posto, esatto, di Dio. Vai. Infatti questo è per appoggiare quando dicevamo che vogliono spingere un Dio universale, quando è lo stesso Padre Onnipotente, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, che ha diviso, si è distinto, ha detto che lui non è solo per il popolo di Israele. Ve lo leggo, qua è il Deuteronomio capitolo 4 al versetto 19 che dice: e anche affinché alzando gli occhi al cielo, vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito celeste, tu non ti senta attratto a prostarti davanti a quelle cose e a offrire loro un culto, perché quelle sono le cose che il Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai, il tuo potere, ha lasciato per tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Ok? Infatti, questo versetto che ha appena letto il fratello è molto profondo, ok? Ha dato dei dei a tutti gli altri popoli. Infatti, vanno dietro a diverse cose, vanno dietro a una gara di armi, vanno dietro a costruzioni. Ok, alla civiltà più potente o chissà cosa, non hanno Dio nei loro pensieri. Questi non hanno Dio nei loro pensieri. Ma come detto hanno, tu prima, loro si innalzano. Si innalzano, si, sì. Si elogiano. Si mettono al posto di Dio. Ok, prendi il libro di cosa per piacere. Tiro fuori questo per vai, piacere. Leggi, vai, leggi. Questa è seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, al versetto... Ah, ho capito. 4. L'avversario, Satana, i servitori di Satana, dell'avversario. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio ad oggetto di culto. Bisogna capire che c'è Satana spirito e Satana e suo spirito lavora attraverso dei uomini, come lo spirito del Padre lavora anche attraverso gli uomini. Se lo spirito del Padre non è con te, allora Satana viene in posto suo. Okay? Perciò gli uomini malvagi che il Padre ha creato, leggendo dal libro di Malachia, capitolo 1, 4, che sono gli Edomiti, hanno un altro spirito che li va, che li funziona, ed è lo spirito di Satana, lo spirito dell'avversario, ed è quello che il fratello sta leggendo qua. Che mette questo spirito, mette alla prova i figli dell'Onnipotente. I figli dell'Onnipotente sono il popolo che si è scelto, il popolo prediletto. Come hai letto nel libro di Deuteronomio. Appoggio con quest'altro versetto, Deuteronomio capitolo 14, versetto 2, dice: poiché tu, e sta parlando al popolo di Israele, negri, latini, nativi indiani d'America, poiché tu sei un popolo consacrato al Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai, e sappiamo che consacrato significa messo a parte. Il Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ti ha scelto perché tu sia il popolo prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Allora ditemi che questo non è separare, che il Padre ha sempre separato. Perciò è inutile andare dietro tutta questa cosa qui universale che stanno cercando di fare, perché noi non apparteniamo di questo mondo. Se apparteniamo di questo mondo, allora andiamo dietro a queste cose universali, ok? E io dicevo prima di leggere il libro di Salmi capitolo 10, perché dà luce proprio a questi enti che stanno governando. Ok? Salmi? Salmi capitolo 10, da versetto 6. Ah, questo è un versetto riferito alla mano, al popolo malvagio. Perché Yahweh Bashem, Yahweh Shai, l'Onnipotente, una bilancia giusta, ha creato il suo popolo prediletto e il popolo dei malvagi, la mano sinistra, quelli là che servono, il popolo destro, la mano destra è il popolo di Israele, quale gli eletti si è scelto poi tra questo popolo, che seguono suo figlio Yahweh Shai, e la mano sinistra Esau Edom, l'autoproclamato uomo bianco oggi, che segue l'angelo mandato appositamente per mettere alla prova
il popolo di Israele, cioè Satana che entra in questi malvagi e che viene a mettere alla prova anche noi e che ci vuole e che ci mettono alla prova affinché poi noi dopo possiamo essere corretti dal Padre come un buon genitore. Questo è Salmi capitolo 10 versetto 6, dice: egli dice in cuor suo: non sarò mai smosso d'età in età e non m'accadrà male alcuno. La sua bocca è piena di maledizioni, di frodi e di violenza. Cani. Sotto la sua lingua c'è malizia e iniquità. Infatti dovete capire questo, quando vi parlano in TV, oh, dobbiamo tornare nella normalità, stiamo facendo l'impossibile per farvi stare bene, ma quando mai? Come? Questo lo dice, sotto la bocca c'è malizia e iniquità, come? C'è sempre stato malizia e iniquità. E quando dicono che oh, vogliamo iniettare tutti, ok? Secondo voi lo fanno per il vostro bene? Ma sì, solo i stolti non capiranno, come dice il libro di Efesini, cavolo. Questo è Salmi, capitolo 55, versetto 21. La sua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore ha la guerra. Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate. Infatti, quando parlano, quando li sentite in TV, con la cravatta e tutto, hanno questo modo, democrazia o non democrazia. Ma che cosa ha fatto la democrazia? La democrazia ha fatto solo più danni che... ha fatto danni, solo danni. Che cosa fanno? Alla vengono... finta democrazia. Sì, ma democrazia è danno. Sai cosa significa democrazia? Vuol dire toglierti tutta la tua cultura, i tuoi credi e robe varie e darti l'omosessualità e tutto il resto. Questa è la democrazia, se lo vogliamo dire in giusto. Sì, è una, okay? Una sottoforma di dittatura, di pensiero, che ti impongono il loro modo di pensare, il loro modo di vivere, il loro stile di vita, le loro filosofie, le loro ti insegnano, perché comunque a scuola ti insegnano la loro storia. Quando noi mandiamo i nostri figli a scuola, la vera storia. Ti insegnano che noi veniamo dalla scimmia, ti insegnano la storia dei malvagi, che gli uomini bianchi sono più intelligenti, che, più migliori. Sì, che l'uomo bianco è la razza superiore e che i negri sono i mangiabanane. Questa è la loro sottigliezza nel mandare questi messaggi subliminali, perché loro lo fanno finta di essere contro il razzismo, ma poi sono i primi che dalle alte cariche di questa società politica vengono fuori queste calunnie. Certo. Questo è il libro di Abacuc capitolo 2 versetto 5. E poi il vino, questa traduzione è sbagliatissima. No. Quindi quando noi parliamo della parabola dei semi, che adesso andiamo a dire la spiegazione che Yahweh ci ha dato, colui che viene e porta via. Saltiamo, perché per non parafrasare, questo è Matteo 13, versetto 18, dice: voi dunque ascoltate che cosa significa la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno, perché quello che lo veniamo a fare, a portare la parola del regno di Yahweh Hashem, Yahweh Shai, e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Un bel esempio di questa cosa è che la gente non ha pazienza quando riguardo la verità. Gli hanno incuccato la testa di bugie tutta la vita, e quando si trovano davanti alla verità non hanno la pazienza di capire. Se hanno un attimo di pazienza potranno capire cose che non credono neanche di capire, ma vanno subito direttamente a giudicare cose, ok? Infatti ecco il motivo perché c'è anche la scrittura che dice: quando vai nella casa di sapienza, sii pronto ad ascoltare. Ci sono stati dati due orecchie, due occhi e una bocca solo, ma non hanno la pazienza, allora non riescono a capire cosa succede. Viene il nemico a portare via quello che sono stati istruiti. Perché sono già stati istruiti dal nemico loro. Cioè già hanno ricevuto l'insegnamento dai malvagi attraverso la scuola,
le istituzioni, attraverso la propaganda giornalistica, l'informazione, già hanno ricevuto loro l'informazione. Quindi quando Yahweh Shai qua parla di quattro tipi di terreni, e il primo terreno è il terreno della strada, questo seme che viene messo nella strada, e la gente che ci passa davanti nemmeno si ferma perché già è stata indottrinata da Satana. Quindi quando vede uno con la Bibbia in mano, uno che predica la verità, loro scappano via. Infatti un altro problema molto grosso per quelli che stanno su questa categoria, per accettare questa verità abbiamo dovuto tutti noi fare questo sacrificio. E qual è il sacrificio? È quello di disimparare tutto ciò che abbiamo imparato e tornare ad imparare. Allora, se hai vissuto 40 anni, 30 anni e non sei pronto a disimparare ciò, tutte le menzogne che ti hanno insegnato fin dalla nascita, non riesci a conoscere niente. Ecco perché Yahweh Shai dice bisogna tornare bimbo per conoscere questa verità qui. Hai capito? Mi hai anticipato, Yahweh Shai stesso ha detto di tornare bambini affinché potessimo imparare la vera dottrina, la nuova dottrina. Perché come dice qui, viene tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, tutte le volte che uno ode la parola di Yahweh Shai, perché viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Perché? Ha già messo il seme, il maligno, ha già messo il proprio seme, la parola corrotta. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Questo è quello che nella strada. E cosa succede? Cosa succede quando si ha una memoria? Quando si riempie quella memoria là e tenti di mettere altre cose dentro? Cosa succede? No, cioè ha fatto Yahweh Shai, ha detto non puoi mettere un vino nuovo. Botte vecchia. Devi separare, devi lavare, devi liberarti prima dal vecchio per ricevere il nuovo. Ok? Quindi quattro luoghi, quattro terreni, quattro posti per questo seme. Il primo seme è la strada. Salve. Il primo seme è la strada. È colui che non lo comprende. Okay, e non cerca nemmeno, non fa nemmeno la più grande smossa di cercare, ok, aspetta, fammi mettere via quello che so un attimo e vedere cosa sta dicendo questo, e cercare di ragionare. Questo è un sacrificio che abbiamo dovuto, tutti che siamo entrati in questa verità, abbiamo dovuto fare questa cosa qui. Lui non sarebbe in questa verità se non ha fatto questa cosa. E io per primo non sarei in questa verità. Il fratello qui non avrebbe mai capito la verità. Ma da qua noi capiamo che non è nostra volontà essere nella verità. Non puoi decidere tu di entrare nella verità. Non abbiamo il libero arbitrio da questo punto di vista qua. Per ricevere questa verità devi essere scelto. Devi essere proprio svegliato da Yahweh Shai mediante il nome di Yahweh Shai e mediante la Ruach HaKodesh, lo Spirito Santo. Quindi quattro luoghi, la strada dove il maligno, Satana, attraverso il così autoproclamato uomo bianco che oggi governa il mondo, l'istituzione, l'informazione, la società, ha portato via a coloro che non ricevono questa parola, perché già ha dato il suo insegnamento. Come diceva il padre, il fratello prima, che è il padre che porta nella verità, è il padre che tira la gente, infatti non siamo noi. Questo è il libro di Giovanni, capitolo 6, versetto 44. Nessuno può venire a me se non che il Padre che mi ha mandato lo traga. E io lo risusciterò negli ultimi giorni. Nessuno può accettare Yahweh Shai se non te l'ha dato il Padre di accettarlo. Nessuno può accettare che il Gesù Cristo bianco che ti ha dato la Chiesa è un diavolo. È il figlio di Cesare Borgia, l'immagine, e che il nome viene da una divinità greca falsa sempre presa dagli uomini. Se il Padre non ti mette nel cuore, se non ti sveglia e non ti dà la Ruach HaKodesh per ricevere Yahweh Shai, nessuno può ricevere Yahweh Shai se non è accettare che Yahweh Shai è il nome del nostro Salvatore e che il suo aspetto, come dice nella Bibbia, è di colore scuro, bronzo bruciato. Nessuno può accettare il Signore Yahweh Shai se non gli è dato dal Padre. E questa è la parola che noi veniamo a portare. E questa è la parola. E qua vediamo come Satana
cioè le chiese, le religioni, vi hanno indottrinato e vi hanno dato un altro messia. Vi hanno dato un messia bianco con un nome falso. E quindi voi non ricevete il seme della la parola di verità, perché il maligno già vi ha portato il suo. Infatti mi fa venire proprio in mente tutto questo che stai dicendo, non lo so se è giusto entrarlo subito, ma mi fa venire in mente quella parabola là che dice che vi abbiamo suonato ma non avete ballato. Hai capito? Sì. Cane. Versetto 20. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. E qua riguarda noi che abbiamo ricevuto questa verità e ci dobbiamo preparare a ciò che sta arrivando. Infatti questo versetto riguarda noi, ok? Ma noi abbiamo avuto un altro passo, che sono altri semi, ok? Ma questo seme rappresenta coloro che una volta che gli dice questa verità accettano e sanno che questa è verità, sono felici. Ma che cosa è che non fanno? Non fanno cioè un seme va coltivato, va annaffiato, certo, e fa crescere la pianta. E questo annaffiare è studiare sempre di più queste parole, cercarlo sempre di più, pregare per crescere. E questo è il passo che non fa. Come giustamente mi dice il fratello, bisogna annaffiarlo, lavorarlo. E come lo annaffiamo? Qual è l'acqua della vita? L'acqua della vita è la parola. Qual è il cibo spirituale? È la parola. Yahweh Shai stesso dice che farò scorrere da te una fontana infinita di acqua viva. Di acqua viva, vai. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Come diceva il fratello, coloro che hanno ricevuto e hanno accettato, hanno detto sì, questa è verità. Però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Can, un esempio, saranno molti in questi giorni qui che a causa delle iniezioni e tutto il resto sceglieranno di prendere saranno queste sviati. Cose e saranno sviati, ok? Perché loro sanno che la verità è quello che stiamo dicendo. Ma non hanno radice. Ma non hanno radice. Chi ha radice? Qual è la radice? È la fede, una fede salda, hai capito? Perché senza fede non puoi fare niente in questa verità qui. Ok, e come dice sempre, tira sempre fuori il fratello, che la fede è la speranza di cose non come la scrittura là. Questo è Ebrei capitolo 11 versetto 1. Or la fede è certezza, proprio certezza, convinzione, mille per mille, certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono, è certezza. Come sentite, il fratello dice certezza. Non puoi entrare in questa verità e non avere la certezza di questa verità qui, sì, ok? Sì. E questo farà la differenza tra molti che in questi giorni cederanno al marchio della bestia, cederanno al veleno della bestia, cederanno a tutto, perché non sono radicati, non hanno la certezza che fa il radicchio sotto la terra, che pianta fermo uno, che pianta ferma la pianta. Appoggio. Questo è Giacomo capitolo 1 versetto 5 che dice: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Yahweh Bashem, Yahweh Shai, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Coloro, come hai detto, leggi l'ultimo versetto. Ma chi la chiede con fede, con fede senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Can. E dubitare in questa verità. Can, infatti quando preghiamo, abbiamo pregato al Padre all'inizio, se poteva farci sapere qual è la verità, che strada prendere, ok? Allora il Padre manda colui che ti insegnerà la verità, o manderà la verità a te attraverso diverse cose, soprattutto attraverso anche l'internet, ok? Poi tocca a te. Coloro che dubitano queste cose qui, no, come dice? Chi dubita, ok? Cioè, ma chi ha fede, chi chiede una in preghiera al Padre? Scusami, quello che volevo dire, coloro che dubitano sono coloro che hanno chiesto senza fede, ok? Questo è quello che diceva prima il fratello riguardo a coloro che si trovano, che sono il terreno roccioso, alla quale hanno ricevuto questa verità,
però non è che dubitano in questa verità, prima ho detto male, Sallachia, non è che dubitano in questa verità, è che dubitano nella fede, cioè nella certezza di quello che è stato promesso da Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Dubitano della parola, della promessa, di quello che è stato profetizzato, dubitano della profezia. E dubitano che magari quando si troveranno nel stretto, ok? Dubitano che il padre li potrebbe aiutare. Hanno diversi dubbi. Cosa succederà quando sono senza lavoro? Cosa succederà quando sono senza cibo? Cosa succederà quando sono senza casa? Ma non pensano, non hanno una radice profonda, non imparano e non hanno la fede che il padre è riuscito a dar da mangiare a Eliseo. Ok? Non hanno la fede che il padre ha dato manna ai figli di Israele. Non hanno la fede che il padre ha fatto venire fuori acqua dalla roccia. Ed è quella che aspettiamo anche noi, la manna. Hai capito? Queste qua non hanno la fede che queste cose sono successe. Sai, stavo pensando ieri che Yahweh Bashem, Yahweh Shai Ratazza, anche noi, quando arriverà il tempo della persecuzione, il padre ridarà la manna Can, a questa terra. Can, infatti c'è stato un fratello che ha avuto una visione e ha raccontato una bellissima visione, che in quella visione si è trovato tipo in mezzo a un bosco con gli apostoli. Si ricordava che c'erano tutti gli apostoli, parlava anche con l'apostolo Ramlab in questa visione qui, ha visto tanti altri fratelli, avevano fame, non c'era niente da mangiare e tutto all'improvviso hanno visto i cari, ok, i così chiamati UFO, tanti, uno si è avvicinato proprio vicino a loro, hanno cominciato tutti a dare tutti loro i kalalaya bashem yaoshai. E poi lui ha notato una cosa, che c'era un albero che aveva frutti, quell'albero era altissimo, che nessuno poteva arrivare, ma ha notato che quando alzava la mano a questo albero, l'albero si abbassava. Lui notava questo, non aveva capito, poi ha visto, ha detto, ma questa cosa, appena toglie la mano, l'albero diventa... E poi lui ha fatto con la fede che l'albero si è abbassato, e ha preso dei frutti, ha dato agli apostoli, a tutti, avevano fame, avevano sete, ma lui mentre prendeva credeva che oh, io mangerò tutto questo qui, ha mangiato neanche due semi piccoli, non aveva più sete, non aveva più fame. Questo mi fa capire che senza la fede non possiamo ricevere il miracolo. No, senza la fede non puoi ricevere miracoli, no. È per questo che sta arrivando, per questo che questi tempi, l'angoscia di Giacobbe che è stata disegnata dal Padre Onnipotente e serve a noi per accrescere la nostra fede. Secondo te Shedrach, Meshach e Abednego, quando sono stati gettati nella fornace di fuoco, non avevano la fede? Se vai a leggere, quando sono stati Mirelli li ha chiamati e gli ha detto inchinatevi a me adesso, se no vi getto nel fuoco, loro hanno detto guarda, noi crediamo nel potere che adoriamo, che ci può liberare, che ci potrebbe liberare, no? Non hanno detto che oh no, ma... E anche se non ci libera, noi lo stesso moriamo. Bravo! E dicono che se non ci libera, noi stesso moriamo per la giusta causa. Questa è la fede di cui bisogna avere in questi giorni qui. La fede che hanno avuto i fratelli Maccabei. Can. Ai tempi. La fede salva. La fede è la... La fede è il pilastro di questa verità qui. Puoi avere questa verità, tutto quello che vuoi, anche tra noi tanti fratelli, questi ultimi giorni saranno giorni che farà vedere chi è e chi non lo è, ok? Questi giorni saranno la prova più grande anche tra i fratelli, ok? Coloro che profetizzano con la bocca, che vengono fuori a insegnare ma non hanno la fede. Che adesso vediamo che adesso dalle parole vedremo. Passiamo ai fatti, ma anche per noi stessi. Infatti. Dalle parole passiamo ai fatti, adesso vediamo se la nostra fede. Cavolo, mi viene in mente la parola, la tua fede ti ha salvato, Yahweh Shai, quando la gente voleva essere guarita e credeva che Yahweh Shai potesse guarirlo, credeva che bastava toccare un pezzettino della sua veste per essere guarito. Lui stesso gli diceva che la tua fede ti ha salvato. Ed è quella, la fede è la fede biblica, è la certezza. Di cose che non si vedono, ma che speriamo. Ma okay. Poi sì, la maggior parte del popolo cammina nello spirito carnale, di cui se non vedono ciò che si stanno investendo, non credono.
se non vedono un lavoro, allora non vedono un salario. Se non vedono il riso, non vedono il risotto. Ok? Se non vedono un pozzo, non vedono acqua. No, non ci comportiamo come noi non, come non possiamo sono, non, come se... si sono comportati altri fratelli quando eravamo nel deserto. Perché come dice il libro di secondo Esdra, gli infedeli moriranno nella loro infedeltà. Ok? Gli infedeli moriranno nella loro infedeltà. Quindi non, cioè adesso che arrivano e quando giunge la tribolazione o la persecuzione a motivo della parola, a motivo della parola, perché a motivo di questa conoscenza noi saremo tribolati, perché chi non ha questa conoscenza si sarà già conformato con il mondo, quindi non sarà tribolato, anzi farà parte di quelli là che triboleranno gli eletti della casa di Israele, a partire dalle famiglie e poi dalle istituzioni e dagli eserciti e dal governo. Infatti molti si sono già, hanno già mollato questa strada prima ancora della più grande tribolazione, hanno visto piccole tribolazioni, magari tornare a casa la moglie, la famiglia, tutti gli dicono oh, ma che cazzo fai, bla, bla, bla. Queste piccolezze cose qui, allora hanno mollato, no, sì. Basta, ok? La donna sappiamo che ci ha insegnato la Sacra Scrittura dai primi capitoli della Genesi, che la donna, per aver ascoltato la donna, ci siamo attirati addosso la maledizione, per aver dato ascolto alla donna, quindi sappiamo che molti fratelli si troveranno in persecuzione, come dice, tribolazione, persecuzione anche a causa delle donne che hanno a casa loro, mogli o mamme, ok? Ma sta qua la prova sta nell'avere fede, nella promessa, ok? Perché sta qua. Ma lo stesso quando noi eravamo in viaggio verso la Terra Santa, quando ai tempi che Yahweh Bashem Yahweh Shai ci ha liberati dall'Egitto ed eravamo in viaggio verso la Terra Santa, avevamo fede nella promessa che Yahweh Bashem Yahweh Shai diceva: quella terra dove scorre latte e miele sarà vostra. E quando ha mandato 12 spie a vedere quella terra e sono tornate indietro e 10 di queste hanno scoraggiato il popolo dicendo: quei popoli che sono là sono più grandi e più forti di noi, la fede di Giosuè e di Caleb li ha salvati e ha salvato anche la fede di coloro che credevano alla promessa, credevano al potere di Yahweh Bashem Yahweh Shai. Ok? Credere, avere fede e credere, avere certezza di ciò che il Padre ci ha promesso nelle scritture. E quindi non preoccuparci delle preoccupazioni, delle tribolazioni e delle persecuzioni per il quale stiamo vivendo. Se dobbiamo lasciare un lavoro, se dobbiamo lasciare un membro della famiglia. Come dice Yahweh Shai, chi ama padre, madre, figlia più di me non è degno di me. Non vi salva un padre o una madre, non vi salva una moglie, non vi salva un lavoro. Chi vi salva è Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Certo. Vai. Questo è il libro di Matteo, capitolo 24, versetto 13. Ma Dio Yahweh Bashem Yahweh Shai salverà chi avrà resistito sino alla fine. Sino alla fine. Questo è perché, come dice la scrittura, la fede, la prova della fede produce costanza. Ma qual è la versione che ha anche gli apocrifi? Questa qua. Non lo fa vedere. Quale c'è? Eccolo, Siracide. Ok. Siracide, perché avevi detto prima riguardo la donna. Siracide 25. Quindi abbiate fede nella promessa del regno, la promessa che Yahweh Shai è venuto a farci. Abbiamo fede, certezza che questo regno verrà a stabilirsi su questa terra. E per coloro che stanno aspettando e stanno pregando, Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto il tuo nome Yahweh, venga il tuo regno, questa preghiera venga il tuo regno. Abbiamo fede che questo regno venga presto a liberarci da questo regno malvagio. Ho un precetto di Yahweh da un attimo. Vado avanti. 24-21. Questo è Matteo capitolo 24, versetto 21, che dice: perché allora
vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, e mai vi sarà più. Cioè, c'è stato avvisato della tribolazione che avremmo passato. Cane, il versetto abbiamo tirato fuori prima in Giovanni, quando eravamo... Questo è Giovanni, capitolo 16, versetto 33, che dice: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace. Quali cose? Cioè, ci ha detto, ci ha promesso il regno. Ci ha accennato queste cose. Ci ha accennato, ci ha detto di cosa, di chi persiste in questa verità, avremo pace. C'è una differenza tra chi inizia a fare un lavoro ed è stato istruito che guarda questo lavoro, questi sono gli ostacoli che troverai, non è un lavoro facile, e chi ha iniziato lo stesso lavoro e non è stato istruito queste cose qui. Giusto. E Yahweh Shai stesso ci dice: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace, quindi ci ha istruito affinché noi abbiamo pace, perché nel mondo avrete tribolazione. Quindi chi non ha tribolazione oggi nel mondo significa che non è sulla strada giusta, significa che sta vivendo secondo il mondo, sta vivendo nello spirito mondano, non nello spirito divino. È come ci dice anche Paolo, di aspirare non alle cose di qua giù, ma alle cose di lassù. Ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Facciamoci coraggio, Akiam, facciamoci coraggio, teniamo duro, perché Yahweh Shai, il nostro Salvatore, ha vinto questo mondo. Yahweh Shai ha vinto, e noi siamo i suoi, e non ci lascerà scappare dalla sua mano. Torniamo ad avanti con la soppressa. Cos'è? Stavo leggendo. Era Matteo 13, se non sbaglio. La parabola dei semi. Sì. Andando avanti, abbiamo detto, c'è il terreno della strada, dove abbiamo detto che Satana, che agisce attraverso l'autoproclamato uomo bianco, porta via il seme attraverso le sue macchinazioni sataniche. Istruzione, istituzioni, scuola. E informazione. Il seme, il terreno roccioso, vale a dire coloro che ricevono questa verità ma non hanno radici, non hanno fede forte abbastanza da tenere duro La radice è la fede, sì, da tenere duro in questa verità e da credere fermamente nella promessa del regno, nella promessa di Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Il terzo terreno è colui che è il terreno spinoso. Perché dice: quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola, poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffoca la parola che rimane infruttuosa. Questo è quello che abbiamo detto finora, ok? E questo vale per questi ultimi giorni che stiamo vivendo. L'ostacolo più grande che farà molti, che impedirà molti a entrare in questo regno che stiamo per entrare, saranno le cose che possiedono in questo regno qui. Sì, lasciare la propria... Lasciare la propria comfort e tutta la ricchezza che hanno, sarà la cosa che impedirà maggior parte dei numeri. Sì. Ecco perché Yahweh Shai ha detto anche all'uomo ricco, come avevo nominato prima: vai, vendi tutte le tue ricchezze e dai ai poveri. Giustamente Yahweh Shai dice, ci ha fatto capire come è difficile, ha fatto la parabola dicendo: è più facile che un cammello entri nella cruna di un ago che per un ricco nel regno dei cieli, perché per chi possiede ricchezza su questa terra qua è difficile per lui, infinitamente difficile staccarsi da quelle ricchezze, lasciare tutto quello che ha per la speranza, per qualcosa che ancora non si vede. È difficile. Mentre è per questo che i poveri, coloro che non hanno niente, sono aperti a questa speranza della promessa. Come dice lì la scrittura: occhi non hanno visto e orecchie non hanno udito ciò che è riservato per coloro che resteranno, che persevereranno sino alla fine.
Allora, stavamo dicendo prima, can, qui trovato, perché stavamo dicendo prima che la cosa che impedirà molti ad entrare in questo nuovo regno è proprio per quello che posseggono, perché il loro cuore è attaccato a quella roba lì. Questo vi letto da Matteo capitolo 6, versetto 19. Non fatevi tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore. Dove è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore. Boom. Ok? Boom. Perciò questa cosa sarà una pietra d'inciampo a molti, ok? Mollare queste cose che hanno lavorato, sofferto per avere. Mollare il lavoro, tutte queste cose qui, avranno paura di queste cose qui e si inchineranno alla bestia. Andiamo. Questo è il fratello con questo precetto qua, con questo precetto qua, sempre con le parole di Yahweh Shai, abbiamo dato il breakdown a chi riceve il seme tra le scusami, spine. Prima di continuare, il fratello mi ha fatto vedere l'ultimo versetto che non... Dunque, Matteo 6,24 dice: nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Infatti, se andate a vedere la parola radice della Mammona, parla di tesori, ricchezze. Che è il Dio, okay? Di... Ed è il Dio di questo mondo qui, questo Dio mondo. Denaro. Ok? Voi non potete aggrapparvi alle vostre ricchezze, alla Mammona, e dire che, oh, sto seguendo Dio. Vedrà, capirà il mio cuore, capirà il mio sentimento. Certo che capirà tutto. Ecco allora perché devi sperare nel miracolo. Ok? Se tu non credi che ci succederà miracoli, allora sei tu il tuo Dio. Ah, Khan, scusatemi, sì. Anche il versetto dopo, 25, dice: perciò, Matteo 6, 25, perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita. Di che cosa mangerete o di che cosa berete? Io avevo pensato solamente del primo, non sapevo che c'era carne. Dice: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono i granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Voi valete molto di più di loro. E chi di voi può, con la propria ansietà, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Ok? E questo vi fa vedere comunque che i miracoli, il Padre fa miracoli. Questi uccelli non lavorano, non fanno niente. Ok, ma il Padre gli dà da mangiare in qualche modo, ok? E pensate, se il Padre lo fa a questi animali, queste bestie, e voi non siete meglio di questi animali e bestie? Giusto. Perciò questo sarà una pietra di inciampo, ok, per molti fratelli, coloro che ci tengono alle proprie ricchezze e tesori di questo mondo qui. Sarà una pietra di inciampo per voi. Finiamo questa parabola. Questo è l'ultimo terreno. Abbiamo elencato i tre terreni dove questa parola rimane infruttuosa a causa delle macchinazioni degli insegnamenti dell'uomo satanico, a causa delle preoccupazioni di questa vita e delle tribolazioni, a causa delle ricchezze. È l'ultimo terreno. Dice: ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto, e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Yahawah Hashem Yahushai Ratazah, noi siamo tra quei numeri là. Perché questo è, perché questa verità va imparata, ok? E va sparso. Ecco perché ci vedete per le strade.
ci vedete a fare lezione, questa è la nostra diligenza, ok? Noi stiamo facendo frutti, uno viene nella verità, porta qualcun altro nella verità, e tutto questo lo stiamo facendo perché il nostro Signore ci ha comandato di fare questo. Questo è anche un atto di fede, perché attraverso questi lavori speriamo che il nostro Padre Yahweh Hashem Yahushai non ci mollerà nel momento che ne avremo bisogno di Lui. Questo è il terreno più giusto, questo è il terreno di cui bisogna trovarsi, quel terreno che ha uno zelo pazzesco per questa verità, quel terreno che è consumato da questa verità qui. Ti lascio. Sì, questo che quando il fratello parla di frutti dice, giustamente ha detto fare qualche frutto, portare qualcuno in questa verità, ma portare qualcuno in questa verità non significa portare qualcuno in una religione o portare qualcuno in una comunità. Quando significa portare qualcuno in questa verità significa insegnarti la dottrina, fare frutto con quella persona là, significa che quella persona là si inizia a santificare, così inizia a capire, inizia a camminare secondo i comandamenti, perché come ci dice Paolo nel libro dei Romani al capitolo 6 versetto 22 dice: ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Yahweh Hashem Yahweh Shai, perché noi questo è quello che facciamo, noi presentiamo il figlio, presentiamo Yahweh Shai, che senza Yahweh Shai non possiamo arrivare al padre, come ci dice Giovanni al capitolo 14 versetto 6, dove dice: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al padre se non per mezzo di me. Quindi noi questo è quello che facciamo quando portiamo frutto, presentiamo il figlio Yahweh Shai, attraverso suo figlio Yahweh Shai conoscete il padre, e una volta che conoscete il padre lo si teme, perché se lo conosci davvero lo temi il padre. Infatti, come dicevo prima, questo è l'atto d'amore più grande possibile, perché abbiamo scoperto qualcosa che ci ha liberato dalle catene dei malvagi. Allora vogliamo condividere, ecco perché si chiama la buona novella, perché vogliamo dare speranza a coloro che sono i minori, che sono visti come nulla di questa società, che non hanno speranza. Questo è l'atto di amore più grande che uno può fare, ok? E lo ha fatto Yahweh Shai, perché lui è stato il primo a venire a far sapere la verità. Si è venuto a presentare suo padre. Si è venuto a presentare il padre e tutti i progetti che il padre ha per noi, ok? E noi abbiamo sentito questa cosa qui, ci ha fatto felice, ok? E siamo usciti fuori per cercare di insegnare ad altre persone. Questo è l'atto di amore. Ok, vedere il pericolo davanti e avvisare la gente che guardate che c'è un pericolo davanti. Stiate attenti a come camminate. Ed è quello che stiamo facendo. Questo è un gran atto di amore. Ok? Se hai altre cose così. Finisco questo precetto che dice quindi Romani 6:22: ma ora liberati dal peccato e farti servi di Yahweh Hashem Yahweh Shai, avete per frutto la vostra santificazione. Quindi è questo il frutto, quando il fratello dice facciamo frutti a portare in questa verità, ma non che vi portiamo in una religione, cazzo, che le religioni sono delle sette. Vi portiamo la verità, quindi attraverso la verità vi presentiamo il vero potere vivente, il santo di Israele, il creatore dei cieli e della terra, Yahweh Hashem Yahweh Shai. E una volta che lo conosci, inizi a conoscerlo sempre meglio e a servirlo soprattutto attraverso i suoi comandamenti. È per questo che attraverso i suoi comandamenti, che sono l'istruzione per come deve muoversi e camminare l'uomo su questo pianeta Terra, noi rendiamo pura la nostra via. E quindi rendendo pura la nostra via, come ci dice anche il libro dei Salmi, puoi rileggere questo versetto che hai letto? Noi abbiamo per frutto la nostra santificazione, dice: ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Yahweh Hashem Yahweh Shai. No, ma no, non vogliono farsi servi di Yahweh Hashem Yahweh Shai. Vogliono farsi servi della ditta. Vogliono farsi servi dei malvagi, ok? Vogliono farsi servi di questa società e trovare una posizione comoda. Ma non vogliono farsi servi all'Onnipotente che ha creato tutto. Sai qualcosa da aggiungere? Che parla chiaro. Questo è Salmi capitolo 119 versetto 9, dice: come potrà il giovane rendere pura la sua via? Badando ad essa mediante la tua parola. E quindi è qua che è tutto è tutto collegato, perché noi andiamo a imparare la parola di Yahweh Hashem Yahweh Shai mediante Yahweh Shai, e quindi cerchiamo al meglio delle nostre possibilità di osservare i comandamenti, e quindi c'è questa sorta di santificazione. Quindi portare frutto, quando dice nella parabola del seme che questa parola porta frutto,
è questa, non è portarvi in una religione. La parola che porta frutto è la parola di verità, la Sacra Bibbia. La verità è ciò che purifica, ok? Che siete voi che dovete andarvi a leggere. Siete voi che dovete prendere, aprire e leggere, non ascoltare questi falsi profeti, pastori e preti, ma siete voi, prendete le vostre scritture e leggete, e che lo Spirito Santo, Yahawbah Shem Yahushai, vi guiderà. E soprattutto pregare, come hai letto il libro di Giacomo, sì, che 1:6, no? Sì, 1:5. A chi manca la sapienza che chiede dal Padre, ok? Questo è l'atto di cui bisogna fare, ok? Se ti manca la sapienza, se hai uno zelo per capire questa verità, ma non ci riesci, prega, chiama il nome. E quindi, è questo quello che facciamo quando vogliamo portare frutto. Liberarvi dal peccato, farvi servi di Yahawbah Shem Yahawashai, perché attraverso servi, servi in spirito e sacrificio vivo, e avere per frutto la santificazione. E come dice il versetto, è per fine la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Yahawbah Shem Yahawashai è la vita eterna in Yahawashai Mashiach nostro Signore. Okay? Noi non cerchiamo, ecco perché non cerchiamo carriera in questo regno qui, ecco perché può andare a farsi in quel paese tutto, ok? Abbiamo altrove dove stiamo investendo su posti che non potete vedere. A noi non ce ne frega niente dei soldi digitali, Bitcoin e tutto il resto. Abbiamo investimenti diversi. Ok, detto questo, speriamo che questa lezione è stata... Chiudo con questo. Ok, vai. Matteo, capitolo 6, versetto 33. Cercate prima il regno e la giustizia di Yahawbah Shem Yahawashai e tutto il resto vi sarà dato in più. Okay? Cercate prima il Padre, la verità, ok? E il suo figlio. E tutto il resto vi verrà dato. Non è detto cercate la vostra posizione comoda in questo regno e poi tutto il resto vi sarà dato. Intanto è inutile, non ha senso. L'uomo saggio investirà sulle cose che non si vedono, perché queste cose che vedete, tutto quello che vedete verrà distrutto prima o poi. Detto questo, speriamo che questa lezione è stata edificante, ok? Vogliamo dare tutti i lodi dovuto al Padre. Yahawbah Shem Yahawashai Bashem Kakudash. Nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, sparsi nei quattro punti della terra, e Shalawam anche alle poche Akwat che stanno guardando con sincerità. Alla prossima, Shalawam. Yahawbah Shem Yahawashai Baraktam. Shalom.